Si presenti. All'anagrafe Stefania Sanson, più uno. Più uno. Qui. Allora, questa sera presentazione dell'Igor Volley Novara con un'intensità emotiva pazzesca, perché tu cosa hai detto? Non piangere, eh? Hai già pianto abbastanza. No, ho versato tutte le lacrime possibili che aspetto un bambino. E che smetti di giocare, ma soprattutto la grande notizia è che aspetti un bambino. Sì. E sono felicissima, è un dono grandissimo per me e il mio compagno e non ce l'aspettavamo, ma è tutto ciò che desideravo, davvero. Guarda, io sono molto felice per te, ho visto la commozione spontanea sul volto di tutte le tue compagne, perché tu piangevi ovviamente, ma in maniera comprensibile. C'è stato un video bellissimo che ha immortalato tutte le tue vittorie. Tutte le vittorie di Novara portano la sua firma, di Cristina Chirichella. È stato bello. Poi voglio dire, sai che ti faccio fare il giro, guarda, cioè hai fatto una cosa che viene tributata ai grandi, cioè hai fatto il giro del campo come ho fatto io con tutte le persone in piedi in standing ovation. No, è stato bellissimo, indimenticabile, lo devo ancora realizzare, la verità. E non mi sono resa conto perché a un certo punto il presidente mi ha preso e ha detto: Steffi, andiamo, ti meriti questo giro di campo. E Non me l'aspettavo, perché il mio voleva essere un ringraziamento, non una celebrazione. Quindi ancora grazie Novara, sei stata la mia casa, sei la mia casa e sono onorata di aver indossato questa maglia. Guarda, questo qui è il tuo palazzetto, questa sera è tornata l'aria di festa perché è tornato il pubblico finalmente. C'era tantissima gente alla presentazione, una roba incredibile, c'è voglia di essere qui, di partecipare. La gente ha voglia di divertirsi, di tornare, di partecipare, di soffrire con le ragazze, di esultare, di gioire, ma ha voglia di esserci. Questo è bello, significa che cominciamo a ripartire. Guarda, invece io ti faccio ripartire dalla girati in alto, guarda quel gonfalone là, quella là è la Super Final di Berlino 2019, una delle tue grandi vittorie. Sì, qui sì. La porterai per sempre sul cuore. La porterò per sempre sul cuore, nel cuore, e devo dire che è stata una delle cose più belle, pensavo che fosse una delle cose più belle che ho fatto nella mia vita, fino a quando ho detto, insomma, con questo pancino che già si muove e scalpita. Ah, che meraviglia, Steffi. E grazie ancora. Grazie. Ascolta, Steffi, dimmi un'ultima cosa. Nel tuo futuro cosa vedi? Cioè, pallavolo, e adesso sei un bivio, un po' frastornata. Sì, perché è una cosa, chiaramente un attimino... Io volevo fare la mamma. Ah! Voglio fare la mamma, volevo fare la mamma, volevo prendermi del tempo. E un po' quel tempo che con il lavoro che facciamo è sempre molto difficile, andiamo sempre di corsa, c'è sempre un obiettivo da raggiungere e sinceramente per me è un dono a 39 anni, quindi sono molto molto felice. Io e il mio compagno siamo molto felici. Sembri una ragazzina, soprattutto hai l'entusiasmo di una ragazzina ancora. E mi rendo conto che insomma stai vivendo un momento meraviglioso, sono felice per te, sono felice che questa sera tu abbia potuto vivere un momento magico che porterai per sempre con te e che racconterai a tuo figlio o a tua figlia, non so. So che tanto sarà pallavolista, maschile o femminile, va tutto bene? Penso di sì. Assolutamente sì. Credo di sì, ma giusto un sospetto. Grazie, Steffi. Grazie a te. Un bacio.